sabato. Vai. Allora, oggi è sabato, non ricordo, primo agosto, primo settembre. Sì, a posto. Vabbè, siamo alla mostra del cinema. E sono solo le 23:30. Fammi vedere. Sono solo le 23:30, che per noi questa è ancora alba. Alba. Chiara si è appena svegliata. No, non è vero, ho guardato tutto il film. Beh, insomma, si è mossa. Allora, una storia d'amore. Aspetta, questo è il film di Rama Burstein, spero si dica così. Film in concorso, proiettato in sala aperta alle ore 22. Il titolo? Fill the Void, che significa riempi il vuoto. Riempi il vuoto. Questa e è adesso la... che... il titolo non mi diceva niente. E adesso l'abbiamo capito. Adesso sì, si capisce. È un film che parla d'amore. Oh, dai vostri... mia prima storia a che Bettina un cuore. Dai vostri sorrisi, a parte quello assonnato della Chiara, si capisce che... che è piaciuto. Ha riempito il vuoto, è piaciuto molto perché... Arrivederci. Perché parla di una bella storia d'amore che finisce bene e che dà speranza. Sì, sì. Beh, non è detto che finisca bene. Però... No, però... Anzi, mi inserisco. Sì. A parte che è piaciuto molto anche a me. No, molto, mi ha molto stupito. Mi ha lasciato bella attesa tutto il tempo. Però la... non si può fare... svegliare la fine. Comunque secondo me non è un finale chiuso, no, felice, no, è un finale aperto. No, assolutamente, perché non sappiamo ancora se staranno bene insieme, non lo sa lei, sembra che sia più dubbiosa che altro. Assolutamente. Però lei è piccola, ha paura. Posso dire che in 4 anni questo è il mio primo film romantico della mostra, perché un film così, che tratta di una storia d'amore, non lo presentano quasi mai, perché sembra quasi che la storia d'amore sia... non sia da festival, perché noi abbiamo in mente la storia d'amore tutta una roba smarmellata, cuoricini. Invece questo mi ricorda tanto ragione e sentimento di Jane Austen. Ah, è vero, è vero. Non è detto che tra i due si instauri una storia d'amore, però. Cioè, diciamo che c'erano delle premesse di dialogo interessanti. Bella la sceneggiatura. Quando hanno litigato. Diciamo che lui comunque era un bel personaggio. Lui era un figo della Madonna. Un uomo sensibile meraviglioso. Cioè, lui è bellissimo. Tranne bellissimo. La moda di avere questi due ciuffi per gli uomini. Scusate, e il cappello peloso. Questa cosa che le aveva in testa un paralumi. Era una moffetta. Accogliamo nel nostro vlog anche la Sara. Sara, tu che sei la più critica, allora? Allora, vabbè, in Israele possono anche fare a meno di fare film. No! Ma come fai a dire una cosa simile? Questo è stata brutale. Però, secondo me c'erano delle figure che erano poco delineate. Ad esempio quella della zia, senza braccia. Spacca coglioni. Cioè, non si capisce bene che ruolo abbia alla fine nel film, perché non fa è niente. È lo spauracchio. Sì, cioè. Semplicemente lo spauracchio. Della zittella. Della zittella. Ma perché non ti è piaciuta? Noi siamo 4 su 4 positivo. No. Dobbiamo uscire. Sì, ce l'andiamo. Ci facciamo sempre mandare via. Salutiamo allora anche lui, che ormai si è entrato nei nostri vlog, insieme a una collega della Sala Grande che si chiamava Valentina. Che si chiamava... Lisa. Marina. No. Ciao. Va bene, quindi chiudiamo il vlog. Posso chiudere con una frase della colonna sonora che dice: se ti dimentico Gerusalemme, resti la mia lingua attaccata al palato. Sì, è bellissimo. Sadismo, il sadismo degli ebrei, ecco. Non finisce mai. Vabbè. E con la Sara che esce di scena chiudiamo.